Allora, vabbè, stamattina dobbiamo fare il teorema fondamentale del calcolo integrale, però prima di fare questo dobbiamo dire un paio di cose. Niente di che, probabilmente non faccio neanche la dimostrazione. Però abbiamo la seguente, chiamiamola proposizione per non chiamarla teorema. Se F e G, non lo so, forse parlo arabo, sono integrabili secondo Riemann su R, allora il prodotto F per G è integrabile secondo Riemann su R. Oh, come vedete qua non diamo una formula per l'integrazione del prodotto, perché sì, alla fine, se vogliamo, quando faremo integrazione per parti, quella è una formula che serve a integrare il prodotto in due funzioni, ma comunque non è una formula immediata, verrà dopo, e comunque per adesso non ci serve. Ci serve soltanto il fatto che se due funzioni sono integrabili secondo Riemann, il loro prodotto è integrabile secondo Riemann, senza dimostrazione. La dimostrazione non è particolarmente difficile. Il problema è che comunque dovremmo perdere almeno un quarto d'ora, 20 minuti, perché se vi ricordate la dimostrazione della somma, io devo sempre approssimare una funzione per dire che l'integrabile secondo Riemann dall'alto e dal basso con due funzioni a scalino tali che l'integrale della differenza sia meno di x. Allora, per fare questo cosa posso fare? Allora devo fare vari casi. Il primo caso dovrei fare in caso in cui f e g sono entrambe maggiori o uguali di 0. Allora entrambe sono approssimate, sia la f che la g, per definizione di integrabilità secondo Riemann, da due funzioni a scalino, una dal basso e una dall'alto, tra l'integrale della differenza di t. Poi dovrei fare il prodotto delle funzioni a scalino minorante, la f e la g, e questo prodotto sarebbe una funzione a scalino minorante f e g, il prodotto delle funzioni a scalino maggioranti, e poi dovrei stimare la differenza di integrali. Invece di venire epsilon 2 epsilon, mi verrà epsilon per una costante un po' più grande. Questa costante dipenderà dal massimo, diciamo, da un valore che sia più grande di tutti i valori di f e di g. Poi naturalmente dovrei ripetere il ragionamento per 2f di segno non costante, spezzandole la parte positiva e la parte negativa. È tutto abbastanza standard, però diciamo, se lo andiamo a scrivere ci fa andare via almeno un quarto. Quindi questo qua senza dimostrazione. Adesso definizione, prendiamo una funzione f da r in r, f o diciamo da e ho valore in r, e sottinsieme di r. F si dice integrabile secondo Riemann su AB, ho dimenticato di dire sia AB un intervallo contenuto in E. Se e solo se, quale intervallo potete prendere chiuso, segno aperto, anche sempre la stessa cosa, visto che siamo in coerenza con quanto fatto nel caso generale, facciamo se e solo se. Per definizione, f per la funzione caratteristica dell'intervallo AB è integrabile secondo Riemann. E si pone inoltre poniamo integrale tra A e B di f di x in dx uguale, sempre per definizione, all'integrale su tutto R di f per la funzione caratteristica
uguale a b, f di x uguale a b di x. Allora, un commento su questa definizione. Io ho una funzione che non è definita su QR, però è definita su un insieme e contiene un intervallo. La vado a considerare su questo intervallo. Cosa faccio? La metto a 0 fuori dell'intervallo, cioè moltiplico per la funzione caratteristica di AB. Questo mi dice che la funzione rimane f sull'intervallo AB e invece viene messa a 0 fuori. Ah, se la funzione è integrabile secondo, se risulta integrabile secondo Riemann su R, dirò che la funzione f è integrabile tra e b, e porrò l'integrale di f tra e b uguale all'integrale della funzione f su tutto R ma messa a 0 fuori, quindi moltiplicata per la funzione caratteristica. Non c'è nulla di particolarmente complicato. Osservazioni, corollari, diciamo, della proposizione e conseguente alla definizione, diciamo, osservazione 1, prendiamo la funzione f definita da E da valori in R, poi supponiamo che CD sia contenuto in AB sia contenuto in E. Allora, l'osservazione è che se F ha naturalmente integrabile secondo Riemann su AB, lo scriviamo appartenente a R, quindi se F è integrabile secondo Riemann su AB, allora F è integrabile secondo Riemann anche su C. Quindi se una funzione è integrabile secondo Riemann su un intervallo più grande, è integrabile secondo Riemann anche su un intervallo più grande. La dimostrazione banale, f moltiplicato per la funzione caratteristica di cd uguale f per la funzione caratteristica di ab per la funzione caratteristica. Via la dimostrazione. Allora, come vedete, se io moltiplico per due funzioni caratteristiche, moltiplicare la funzione caratteristica di un insieme significa mettere a zero la funzione fuori dell'insieme. Quindi moltiplicare per la funzione caratteristica di AB mette a zero la funzione fuori di AB. Moltiplicare per la funzione caratteristica di CD mette a zero quello che rimane fuori di CD. Ma siccome CD è contenuto in AB, o lo faccio direttamente, o lo faccio così, è la stessa cosa. No? Faccio un grafico per... Qui avevo la mia... qua c'avevo AB e qua c'è CD. Allora, o metto il grafico della mia funzione a 0 direttamente fuori di CD, oppure lo metto a 0 fuori di AB e dopo moltiplico per la funzione caratteristica di CD, quindi metto il grafico della funzione a 0 fuori di CD e ottengo esattamente lo stesso risultato. Dal punto di vista algebrico sostituite e vedete che per ogni x appartenente a R quei valori sono qua. Allora, questa qua, per ipotesi, noi sappiamo che è integrabile secondo Riemann su R, questa pure, perché è una funzione caratteristica dell'intervallo, una funzione a scalino. Quindi il prodotto di due funzioni caratteristiche, di due funzioni integrabili secondo Riemann su R, quello che abbiamo detto stamattina, è ancora una funzione integrabile secondo Riemann, e quindi non ci sono problemi di integrabilità. Quindi se l'osservazione 1 dice sostanzialmente allora dovete capire il concetto che c'è sotto tutto ciò. Allora, il concetto è: una funzione potrebbe non essere, diciamo, la teoria dell'integrazione, per quello l'abbiamo sviluppata fino adesso, l'abbiamo sviluppata su R. Allora, se una funzione non è definita su tutto R, come si fa?
si va a vedere se è integrabile su un certo, per esempio, intervallo. Noi ci riferiremo sempre a intervalli, poi vedremo degli integrali impropri anche a sinette, ma comunque per integrare una funzione su un intervallo, che cosa basta fare? Basta mettere la funzione a 0 fuori dell'intervallo. Io in effetti, quando ho scritto così, intendo dire che questa funzione è definita su tutto R, cioè anche se la F non era definita fuori di E, questa funzione, siccome è fuori di AB, la funzione caratteristica di AB fa 0, intendo dire che questa è la funzione che vale F tra AB e 0 fuori ma dappertutto, quindi su tutto R, e va bene. Quindi diciamo, l'idea è andare a vedere, diciamo, tramite questa definizione la integrabilità o meno di una funzione su un intervallo. Allora, l'osservazione in cosa consiste? Consiste nel semplice fatto, nella semplice constatazione, che se una funzione è integrabile secondo rima su un intervallo più grande, è ovviamente anche integrabile secondo rima su un intervallo. Ok? Va bene. Osservazione 2, cancelliamo qua e scriviamo qua a destra. Osservazione 2 supponiamo che f sia una funzione definita su e a valore in f, poi che ac sia contenuto in e e che a sia minore di b minore di c. Allora minore di b minore di c, ho detto c, ho scritto. Allora l'integrale tra a e c di f di x in de x è uguale all'integrale tra a e b di f di x in de x più l'integrale tra b e c di f di x in de x. Questo teorema, questa osservazione è enunciata in modo un po' sintetico. Più analiticamente dovrei dire: allora la funzione è integrabile secondo rima tra a e b e tra b e c, e inoltre vale questo. Però insomma non è che possiamo perdere troppo tempo. Quindi che sia integrabile secondo rima tra a e b e tra b e c è evidente, perché sono due intervalli più piccoli di ac. Quindi per l'osservazione 1, se è integrabile su ac è integrabile anche. Anche qui la dimostrazione è un mezzo rigo, perché basta osservare che f per la funzione caratteristica, basta osservare questo, che la funzione caratteristica di AB, di AC, scusate, è uguale alla funzione caratteristica di AB più la funzione caratteristica di BC. Moltiplicate tutto per F, per la proprietà distributiva della moltiplicazione ottenete questo. E allora, queste sono funzioni integrabili secondo rima. L'integrale lineare, l'integrale della somma con la somma degli integrali. Ma quando faccio l'integrale di questo mi viene l'integrale tra a e c, quando faccio la somma dei due integrali mi viene l'integrale tra a e b più l'integrale tra b e c. Fine della dimostra. Quindi queste sostanzialmente sono osservazioni abbastanza facili, però vanno fatte, insomma. Ok? Bene, adesso abbiamo tutto ciò che ci serve per dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale, oppure il teorema di Torricelli-Barr. Il nome dei teoremi è sempre una cosa
c'era una congettura di un matematico che si chiamava Arnold, che diceva che è quasi certo che, diciamo, se un teorema è intitolato a un matematico, probabilmente ha scritto un altro matematico. Non è così, ma insomma, ci sono spesso, abbiamo visto, no, nella storia, abbiamo visto la storia della formula di Cardano piuttosto che altre cose. Poi, quando ci sono di mezzo fatti, diciamo, nazionalistici, per esempio le formule di Gauss-Green, analisi 3, ovviamente in tutti i paesi, diciamo, in Russia sono di Gauss-Green ostrografici e così via. Tutti i libri, allora, tutti i libri, mi ricordo quando ero appena laureato io, spesso dei libri di matematica li compravo, sto facendo una borsa di studi a Roma, quindi li compravo a una libreria che stava a Piazza Sella, che aveva molti libri russi tradotti in inglese e in francese, e questo perché costavano molto meno del, diciamo, libri scientifici sarebbe costati tanto. E allora non solo appunto notavo come molte diciamo teoremi o formule fossero intitolati in maniera diversa, ma addirittura c'era per esempio il teorema delle contrazioni, in quasi tutti i testi si chiama teorema del punto fisso o teorema delle contrazioni, principio delle contrazioni di Banach, che è un matematico polacco, però nei testi russi veniva chiamato di Banach Cacioppoli. Cacioppoli è stato un grande matematico italiano che è vissuto a Napoli ed è morto a 59. In realtà perché ci mettevano questa precisazione Cacioppoli? Perché in realtà, oltre a essere italiano, era comunque il nipote di Bakunin, un anarchico russo che era andato prima in Svizzera e poi era venuto. Non so se penso che abbia vissuto anche a Napoli. La zia sicuramente sì, la mamma sicuramente sì, e quindi la zia era una professoressa di chimica terribile, e quindi per loro valeva anche questo fatto, insomma, perché, diciamo, non nominare il contributo di Cacioppoli a questo teorema, per loro era importante. Allora, e invece nei testi italiani spesso magari viene nominato, non sempre viene nominato Cacioppoli. Bene, allora, teorema fondamentale del calcolo integrale, chiamiamolo così che è meglio. Allora, prendiamo una funzione f integrabile secondo Riemann su AP. Questo lo metto tra parentesi, pertanto f appartiene alla classe delle funzioni integrabili secondo Riemann su ax, per ogni x appartenente ad ab. In verità dovremmo scrivere così, perché è chiaro che il secondo estremo lo devo prendere maggiore di a, ma lo posso prendere fino a qua. Chiamiamo f grande di x uguale integrale tra a fino a x, e che ci metto dentro? Prima ci mettiamo f di x in dx,
f di t in dt. Cioè dovete immaginare x è un valore fissato, qua lo faccio variare e quando lo faccio variare ottengo una funzione f grande che dipende da x. Però se x l'ho fisso, la variabile di integrazione non la posso chiamare come estremo di integrale che sta fissa. Quindi cioè la x l'abbiamo fissata secondo la osservazione di prima, diciamo. Sì, in qualche modo sì, cioè nel senso, io sto dicendo la funzione è integrabile su intervallo grasso. La voglio integrare su intervallo piccolo. Questo intervallo piccolo, un estremo lo tengo fisso e l'altro estremo lo chiamo x. E poi dopo lo faccio variare. Prima integro. E poi questo risultato, quando vado a far variare x, ovviamente mi dà non un risultato fisso, ma una funzione che dipende da x. Noi l'abbiamo scritto per ogni x appartenendo all'intervallo a b, però stavolta b è compreso e a è... Allora, perché c'ho... vabbè. Perché non ho messo a? Perché se ci metto a, qua è chiuso, qua è aperto, l'intervallo viene vuoto, non viene intervallo. Quindi, per come ho dato io la definizione, qua non ci posso mettere a, a meno che di non dare altre definizioni per contemplare il caso banale di integrare su intervallo 1. Invece b ce lo posso mettere, perché quando ci metto b, qua comunque mi viene b aperto a destra e la funzione è integrabile su ab aperto a destra. Però b non era un b, intervallo deve essere a destra. Allora, io sto dicendo, tu mi hai chiesto quali sono gli x che posso mettere qua. A ce lo puoi mettere? No, perché diviene intervallo chiuso a sinistra aperto a destra. Qual è l'intervallo che parte da A, arriva A? L'intervallo di sinistra, diciamo, l'estremo di sinistra ce l'ha e l'estremo di destra ce l'ha. Non c'è, è l'insieme vuoto. Quindi A non ce lo posso mettere. B ce lo posso mettere. Quando metto B qua, mi viene intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra B. Che rientra. È chiaro? Quindi è semplicemente un fatto di coerenza con la definizione che abbiamo dato stamattina. Ma se diciamo contemplo dei casi particolari, ci posso mettere pure A. Diciamo, se io dico l'integrale, ogni funzione integrabile su insieme vuoto l'integrale fa 0, allora ci posso mettere anche A qua. Chiaro? Allora, questa qui si chiama funzione integrale, diciamo f grande prende il nome di funzione integrale. La f piccolo prende il nome di funzione integranda. Allora, gerundio in latino significa da integrare. La f piccola è quella che noi andiamo a integrare. La f grande è quella dopo che abbiamo integrato la x. È chiaro? Se f è continua in x, allora esiste f grande primo di x uguale questo è un teorema puntuale, dice che nel punto x se la funzione f continua nel punto x, allora la derivata della funzione integrale è la funzione integranda. Chiaro? Avviso a tutti quelli che vengono dallo scientifico: se qualcuno mi nomina dentro l'enunciato di questo teorema la parola primitiva, viene metaforicamente fucilato sul posto. Avete sentito la parola primitiva qua? No. Se nominate la parola primitiva, vuol dire che state ripetendo qualcosa che avete masticato da qualche altra parte o che non avete capito niente di quello. Esiste, abbiamo parlato di primitiva noi? No. Quando parleremo di primitiva discuteremo questa cosa. È chiaro? Io vi ho detto, questa
ci sono arrivato mollichella a mollichella. Questa è la funzione integrale, è ben definita. La funzione si può integrare. Il risultato è questa funzione qua. Adesso... Quindi quella scrittura significa che la funzione integranda... è la che la derivata della funzione integrale è uguale alla funzione integranda. Diamo lo studio della funzione integrale. Questo ti sta dicendo che la funzione integrale è più regolare della funzione integranda, e questo è un valido in assoluto. In particolare, se questo è continuo, quello è derivabile, e la derivata della funzione integrale è uguale alla funzione integrale. È chiaro? Bene. Diciamo, questo teorema varrebbe anche sugli estremi A e B qualora prendessimo la funzione F, non la F, ma la F per la funzione caratteristica. Cioè, per capirci, faccio un esempio. Questa è la funzione integranda. Qua siamo a 1 e qua siamo a 3. Qual è la funzione integrale? Facciamo un esempio molto semplice, così ci capiamo subito. Allora, la funzione integrale è quella che in 0 vale 0. Poi, se qua metto una x maggiore di 1, qua devo fare l'area del rettangolo che va da 1 fino a x. Quest'area ha, diciamo, altezza 2, per come ho fatto il disegno, quindi sarà 2 per x meno 1, quindi, e cresce in maniera lineare. Quando arriva a 3, la funzione varrà 4. Se ci fate caso, quando arriva a 3, l'integrale della funzione fa 2 per 2, e fa 4. Ok? Quindi la funzione integranda è una cosa fatta così. Come vedete, questa funzione qui non è derivabile nel punto 1, non è derivabile nel punto 3. Invece nei punti intermedi ha derivato uguale, costantemente uguale a 2, che è il valore della funzione integrata. Quindi il teorema fondamentale del calcolo integrale rispetto a in verità, se io facessi un altro esempio, supponiamo di avere per esempio che la funzione integrale sia fatta così, allora la funzione integrale sia fatta così, allora la funzione integrale come sarebbe fatta? La funzione integrale da 0 fino a 1 sarà la funzione x quadro, e da 1 fino a 2 sarà un altro, l'abbiamo fatto così. In questo caso, siccome la funzione integranda considerata su tutto R è continua, vedete qua non ci sono discontinuità, la funzione integranda considerata su tutto R prima era discontinua in 1, era discontinua in 3, in quei due punti era discontinua, infatti la funzione integrale in quei due punti non era derivabile. In questo caso la funzione integranda mi verrà così, ovviamente qua il valore sarà 1 e qua invece sarà 2, quindi il disegno non è scalo sotto, perché vedremo che se questa è fatta così come x, questa non era x quadro ma era x quadro mezzi, quindi qua arriva a un mezzo, e poi dall'altra parte fa una cosa simmetrica, senza che la sto a scrivere, farà così. Quindi in questo caso, se andassimo a verificare nei punti 1, nel punto 1 e nel punto 2, la funzione integrale in questi punti anche è derivabile, e
termine, la derivata della funzione integrale ovviamente farà 0 nel punto 1 e nel punto 2. Quindi diciamo il tema è, se lo enuncio rispetto alla non ad f ma f per la funzione caratteristica dell'intervallo a b, è vero su tutto r. Siccome però per semplicità noi qua andiamo a prendere x compreso tra e b, quindi sia x compreso tra f, fermo restando che se la funzione integrale fosse continua anche in a e in b, può capitare, perché anche se io l'ho moltiplicato per la funzione caratteristica, quando è che la funzione è continua anche in a? È quando f di a faceva 0, già da prima. Se f era continua per esempio su tutto l'intervallo ed f di a faceva 0, allora il fatto di moltiplicarla per la funzione caratteristica di a b e quindi mettere a 0 tutto quello che viene da, diciamo, dai punti precedenti ad a, non dà nessun fastidio, perché il linea da sinistra va a 0 e linea da destra vale a 0 al punto a. Quindi per semplicità, ripeto, semplicità perché? Perché se, non, se qua non metto x compreso tra a e b, qua non ci posso mettere f, ma ci devo mettere f per la funzione caratteristica di a e b, ed è un inutile appesantimento della notazione del teorema. Quindi fatte queste precisazioni, ripeto un'altra volta prima di fare la dimostrazione, ripeto un'altra volta l'enunciato del teorema. Prendiamo una funzione integrabile da tra a e b, l'osservazione l'ho messa già, ve l'ho anticipata già, quindi sicuramente integrabile su ogni intervallo del tipo ax, dove x è un punto, diciamo, maggiore di a minore o uguale di b. Allora andiamo a prendere la funzione integrale. Chi ha la funzione integrale? L'integrale, diciamo, integrale, a volte si dice anche l'integrale cumulato fino a x, cumulato nel senso che quella è l'area compresa, in senso algebrico, compresa tra il grafico della f e l'asse della scisse quando la base l'ho spostata fino a x, quando l'intervallo l'ho spostato, diciamo, tra e x. Poi prendiamo un punto compreso tra a e b, ripeto questo è soltanto per semplicità. Se la funzione f piccolo è continua nel punto x, allora la funzione, la derivata della funzione integrale è uguale alla funzione integrale, esiste ed è uguale alla funzione. A questo punto dobbiamo fare la dimostrazione. Del teorema facciamo due osservazioni. Osservazione 1, f di a ovviamente è uguale a 0, f di b è uguale all'integrale tra a e b di f di x in dx, e poi se m è tale che f piccolo di x è minore o uguale di m per ogni x appartenente ad a b, allora f grande di y meno f grande di x, il valore assoluto è minore o uguale
di m per x men y. Questa senza alcuna ipotesi. Questo qua in verità vale per ogni x, y appartenente. Qua addirittura potremmo scrivere, diciamo che f di x è uguale a 0 per ogni x minore o uguale di a, f di x uguale f di b per ogni x maggiore o uguale di b. Ma in verità per fare questo però avremmo dovuto meglio scrivere questo vabbè, questa diciamo diamola come definizione, cioè nell'intervallo AB l'abbiamo definito in quel modo, quindi fuori dell'intervallo AB la manteniamo costante uguale all'ultimo valore che era assunto. Prima di A la mettiamo uguale a 0, quindi questo lo cancelliamo, rientra nella definizione, per sempre il fatto che qua A non ce lo potevo dire. E questo invece, questo vabbè, basta mettere x uguale a b, quindi sentite l'intervallo per b, e poi dopo b la prendo la funzione costante. Io dico, l'osservazione non è tanto questa, l'osservazione è questa qui, dico che in ogni caso, diciamo, quando scrivo se m è una costante tale che la funzione integrante è minore o uguale di m, nel senso che può non essere vero? No, è vero, perché ogni funzione integrante è limitata. Quindi io sto dicendo semplicemente che m è una costante che mi limita f sull'intervallo a b, quindi eventualmente non prendo la costante di prima che andava bene su tutto R, ma prendo un po' su tutto E, ma la prendo un po' più piccola. Allora dico che se F è una funzione limitata dalla costante M, anzi limitata dalla costante M dove mi interessa integrarla, la funzione integrale, come si chiama una funzione del genere? Lipschitz? Ah, è una funzione lipschitziana, era continua. È anzi uniformemente continua. L'osservazione è banale, facciamo la dimostrazione di questa osservazione. Supponiamo per semplicità che x sia maggiore di a minore di y minore di b, allora integrale tra x e y, diciamo f grande di y meno f grande di x è uguale all'integrale da a fino a y di f di t in dt meno integrale da a fino a x di f di t in dt uguale integrale da x fino a y di f di t in dt. Allora qua dovete un attimo dirmi se avete capito. Allora io f grande y è l'integrale da a fino a y, l'integrale f grande x è integrale da a fino a x, ma l'integrale da a fino a y, se vi ricordate per l'osservazione 2 di prima, era l'integrale da a fino a x più l'integrale da x fino a y, quindi questo lo sdoppio in un pezzo che si ride con questo e l'altro pezzo che è quello per i vi trovate? Se volete ve lo faccio questo passaggio in più, ma non penso sia necessario. Ovviamente se ci metti i valori assoluti otteniamo questo, rimane tutto qua, ma noi sappiamo che il valore assoluto dell'integrale è minore o uguale dell'integrale del valore assoluto. Ma noi sappiamo che il valore assoluto della funzione è minore o uguale di m, allora m lo porto fuori e mi viene y meno x.
in verità y meno x è positivo, ma se ci metto y meno x col valore assoluto è la stessa cosa. Ma perché preferisco metterci y meno x col valore assoluto? Perché poi adotteremo delle convenzioni per cui, vabbè, noi abbiamo dimostrato la diciamo disuguaglianza nel caso che x sia maggiore di a minore di y minore di b, ma in realtà adottando un'opportuna convenzione che vedremo tra poco, la cosa è vera sempre, anche se x fosse maggiore di y. L'integrale da x a y che cos'è se y è maggiore di x? Adotteremo la convenzione che scambiamo gli estremi di integrazione e facciamo uscire un segno meno fuori dell'integrale. Cioè, se dobbiamo integrare una funzione tra 3 ed 1, no, non è negativo necessariamente, è l'opposto dell'integrale tra 1 e 3. Se l'integrale tra 1 e 3 era negativo, l'integrale tra 3 e 1 era positivo. Cioè, quando gli estremi non si troveranno nell'ordine giusto, adotteremo la convenzione che scambiando gli estremi l'integrale cambia. Comunque, al di là di questi fatti tecnici, guardate, pensate al caso particolare che abbiamo visto qua. La funzione soddisfa, integrale soddisfa questa disuguaglianza. Quindi, già di partenza, una funzione integrale non è una funzione qualunque, deve essere una funzione continua. Anzi, uniformemente continua, anzi, lipschitziana di costante n. Chiaro? Quindi l'esempio di prima era proprio, andava proprio bene. Se per esempio la funzione è a scalino integrale, la funzione integranda fatta così. Quindi vedete, nonostante la funzione abbia le discontinuità, queste discontinuità in cosa si traducono? Si traducono in una discontinuità della derivata sinistra e destra. Cioè qua la derivata sinistra non è uguale alla derivata destra. Ma per il resto la funzione in ogni caso integrale non può avere discontinuità fin tanto che la funzione f piccola è integrabile secondo lì. D'altro canto noi solo in questo caso l'abbiamo definita, quindi la funzione integrale non può avere discontinuità. Seconda osservazione. Questa per me è un'osservazione, io non ho mai capito perché il teorema della media integrale se f piccolo è compreso tra lambda piccolo e lambda grande per x appartenente ad a b ed f piccolo è integrabile secondo Riemann su a b, allora la media integrale, fatemi cancellare questo che non c'entra più, cioè 1 fratto p meno a integrale tra a e b f piccolo di x in dx è compreso tra lambda grande. È un'osservazione del tutto banale. La dimostrazione la faccio, entra in questo pezzo, ti dico fino alla fine della lavagna. F piccolo di x è compreso tra lambda grande e lambda piccolo. Sì, questo vale per ogni x appartenente ad a b. Quindi quando vado a integrare questa funzione per la funzione caratteristica di a b, questa qua è più piccola dell'integrale di lambda grande ed è più piccola dell'integrale di lambda. Ma quando vado a integrare quindi tra a e b, qua mi viene integrale tra a e b di x, e qua quanto mi viene? Mi viene lambda grande e b meno a. E a sinistra quanto mi viene? Mi viene lambda piccolo e b meno a. Perché? Una funzione costante integrata su a b mi fa la costante per b meno a. Cioè, lambda piccolo per la funzione caratteristica di a b. Se volete lo riscrivo. Lambda piccolo per la funzione caratteristica di AB è minore o uguale di F per la funzione caratteristica di AB che è minore o uguale di lambda grande per la funzione caratteristica di AB.
Allora, questa è la funzione che quando la vado a integrare mi dà questi integrali. E queste sono due funzioni a scalino, una maggiorante e una minorante. Quando vado a integrare, quella in mezzo mi dà l'integrale di f piccolo di x di x, quella di sinistra mi dà lambda piccolo per b meno a, e quella di destra mi dà lambda grande per b meno a. Adesso dividete per b meno a, b meno a è positivo, posso dividere per b meno a e ottengo il risultato. Quindi è un'osservazione banale fino alla dimostrazione. Ok? Quindi se io faccio l'integrale, lo divido per b meno a, questo è compreso tra, per esempio, se è una funzione che ha un massimo e un minimo, è compreso tra il massimo della funzione da sopra e il minimo della funzione da sopra. Va bene? Ok. Quindi, fatte queste premesse, adesso andiamo alla dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo integrale. Lo chiamo non x, perché così posso usare la x durante il teorema, ma lo chiamo x con 0. Quindi alla fine la mia tesi la devo scrivere nel punto x con 0. Invece nell'enunciato ho preferito chiamarlo x per far capire che siccome x varia, questo teorema vale punto per punto, cioè in certi x vale se la f è continua, in altri x può non valere, cioè non valere se la f non è. Allora, andiamo a scrivere le ipotesi e andiamo a scrivere la tesi. Quindi sappiamo che a x con 0, ripeto, lo prendiamo strettamente compreso tra i due. Sappiamo che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se t meno x con 0 è minore di delta, allora f di t compreso tra f di x con 0 meno epsilon ed f di x con 0 è epsilon. A qua volevo scrivere f di t meno f di x con 0 in un valore assoluto minore di epsilon. Se mi ricordo bene, penso di averla scritta nel modo che più idoneo a quando mi serve il segno. Vedete che qua io la variabile la posso chiamare come mi piace, l'ho voluta chiamare qui. Ok? Dobbiamo dimostrare che, quindi questo è il punto di partenza da dove partiamo, adesso diciamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo dimostrare che il limite per x che tende a x con 0 di f grande di x meno f grande di x con 0 fratto x meno x con 0 è uguale a f piccolo di x. Osserviamo che
f grande di x meno f grande di x con 0 è uguale all'integrale tra ax di f piccolo di t di t meno integrale tra a e x con 0 di f piccolo di t di t uguale allora qui dovremmo fare due casi. Supponiamo che x sia maggiore di x con 0 uguale a 1 e 2. Allora questo è il caso 1. Allora nel caso 1 abbiamo x maggiore di x con 0. Allora, se x è maggiore di x con 0, il primo pezzo lo posso scrivere come integrale da a x con 0 più l'integrale tra x con 0 e x meno il secondo pezzo rimane uguale, questo e questo si cancella, quindi viene integrale tra x con 0 e x di f di t. Ok? Nel secondo caso noi supponiamo che x sia minore di x con 0. Allora, secondo caso, questo lo lascio uguale e questo qua lo scrivo come integrale da a fino a x che è minore di x con 0 più l'integrale da x a x con 0 di f di t di t. Ora questo e questo si cancellano e quindi viene meno integrale da x a x con 0 di f di t di t. Adesso per non portarmi avanti questi due casi e dover ragionare in tutti e due i casi diversamente, io adotto la convenzione che diciamo questa quantità meno questa quantità è uguale alla quantità di prima. Questo è un integrale, vedete, x non posso fare questo uguale perché qua x è maggiore di x con 0 e qua x è minore di x con 0. Diciamo, la convenzione è questa: se x è minore di x con 0, l'integrale tra x con 0 e x di f di t di t, questa sarebbe una cosa non definita perché l'estremo di integrazione basso è più grande dell'estremo di integrazione alto e noi non abbiamo, per esempio, l'integrale tra 3 e 1 non l'abbiamo mai definito, lo definiamo adesso come? Proprio come meno l'integrale tra x e x con 0 di f di t. Quindi questa è una definizione. È come se capovolgiamo no, quando scambiamo gli estremi di integrazione la convenzione si sostanzia in quest'unico fatto: tu puoi scambiare gli estremi di integrazione ma devi mettere un meno fuori, è chiaro? Quindi utilizzando questa convenzione questa quantità si scrive esattamente come si scriveva prima, cioè l'integrale da x a x con 2. Anche se l'abbiamo definita adesso, prima l'abbiamo utilizzata con la... No, l'abbiamo utilizzata solo in quel discorso della... l'ho nominata soltanto quando sono andata a dimostrare la licenzialità della f, cosa che non ci serve. Quindi non è... non dovevo definirla prima, non ne ho tenuto a definire. Allora, lo ripeto, io devo dimostrare questa cosa. Qua sto semplicemente osservando come è fatto il numeratore di quel limite. Il numeratore di quel limite è fatto così, scusate, no, ecco. Qua dovevo mettere sempre, va bene, giusto. Allora, nel primo caso mi viene così, nel secondo caso mi verrebbe questo, ma utilizzando quella convenzione posso dire che mi viene un'altra volta questa scrittura qua. Chiaro adesso?
Quindi io posso sempre scrivere al posto di questa roba qui, posso sempre scrivere questa roba qui. Quando x è maggiore di x con 0 ho dimostrato che è uguale. Se x è minore di x con 0, questa significa questa ed è pure vera. Chiaro? Adesso fatemi cancellare questo pezzetto, voglio semplicemente riscrivere qua la tesi. La tesi innanzitutto voglio scriverla così, cioè dimostrare che un limite è uguale a una certa costante, o dimostrare che il limite meno quella costante fa 0 è la stessa cosa. Possiamo anche scriverla così. In realtà, questo perché una funzione o una successione tende a 0 in un punto se solo se ci tende col valore assoluto. No? Se ci metti il valore assoluto e tende a 0, a maggior ragione quando tocchi il valore assoluto tende a 0. Perché la funzione è equivalente, è tutto equivalente. Una volta scritta così, cioè che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta tale che se x meno x con 0 è minore di delta, allora l'integrale tra x con 0 e x di f di t in dt fratto x meno x con 0 meno f di x con 0 è minore di f. Dimostrare che questa cosa tende a 0 significa, qua ci posso mettere parentesi perché la costante la posso portare dentro, significa dimostrare che per ogni epsilon esiste un delta tale che se x meno x con 0 è minore di delta, questa quantità che deve tendere a 0 deve essere minore di epsilon. Ma questa quantità, se vi ricordate l'osservazione fatta, il numeratore è l'integrale x con 0 x di f di t in dt, sotto c'è diviso x meno x con 0 e poi qua c'è meno f di t. Dubbi? Abbiamo semplicemente scritto in termini di epsilon e delta cosa significa che quel limite fa 0. Scusate, qua il valore assoluto lo devo mettere dentro, ma ripeto, è la stessa cosa, perché se una funzione tende a 0 senza valore assoluto, in un punto ci tende a 0 anche col valore assoluto e viceversa. Ok, adesso preferisco cancellare questa metà qui di lavagna. In realtà siamo arrivati, perché non abbiamo allora, sia epsilon maggiore di 0 esiste delta tale che se t meno a x con 0 è minore di delta, allora f di t è compreso tra f di x con 0 meno epsilon ed f di x con 0 più epsilon. Che cosa ho fatto? Ho ripetuto l'ipotesi. Se ci fate caso, ho preso l'ipotesi e l'ho riscritta. L'ho riscritta, invece di dire per ogni epsilon, ho fissato un epsilon e ho trovato il delta che corrisponde a quel particolare epsilon. Adesso dico, sia x meno x con 0 in valore assoluto minore di delta. Cioè sarebbe a dire x compreso tra x con 0 meno delta e x con 0
vado a scrivere l'intervallo x con 0 x, diciamo, se x è maggiore di x con 0, t appartiene a x con 0 x, implica che t meno, fatemi lo scrivere un po' più stretto. Allora, ho due possibilità qua, fatemi scrivere tutto un po' più stretto, cioè x compreso tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta. Allora qui ho due possibilità: se x è maggiore di x con 0, diciamo maggiore di x con 0, e t è compreso tra x con 0 e x con 0 più x più delta, tra x con 0 ed x, scusate, che è meno x con 0 più delta, questo implica che t meno x con 0 è compreso tra 0 e delta. Ok? Viceversa, se x è minore di x con 0, se io vado a prendere t, qua ho x con 0 meno delta, che era minore di x, se t lo prendo nell'intervallo x, x con 0, cioè maggiore di x e minore di x con 0, questo mi dice che t meno x con 0 è compreso tra 0 e meno delta. Ok? In tutti i casi, cioè sempre t meno x con 0 è minore. E quando passate al valore assoluto, questo era già positivo, risulta minore di delta, questo quando passa al valore assoluto è minore di delta. T meno x con 0 è compreso tra meno delta e delta, cioè sarebbe a dire t meno x con 0 è valore assoluto. Ma questo che vuol dire? Vuol dire che l'integrale, adesso andiamo a fare l'integrale tra x con 0 e x di f di t in dt fratto x meno x con 0. Questo chi è? Io dico che è la media integrale di f su questo intervallo. Allora guardate, supponete x maggiore di x con 0, questa è l'integrale su x con 0 x diviso per la lunghezza dell'intervallo. Ed è la media integrale. Supponete invece x minore di x con 0, allora questo non è l'integrale perché dovete mettere gli estremi a posto. Ma se mettete gli estremi a posto esce un segno meno. Ma anche qua la lunghezza dell'intervallo, l'intervallo non è x con 0 x ma sarebbe x con 0. Quindi la lunghezza sarebbe x con 0 meno x, quindi anche qua esce un segno meno, meno e meno si cancella e quindi viene un'altra volta la media integrale. Quindi questa quantità o la scrivete per x maggiore di x con 0 o la scrivete per x minore di x con 0 è comunque la media integrale. Se t è compreso tra x con 0 e x, abbiamo appena detto che t è compreso tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta, ma in quel caso la funzione per ipotesi è compresa tra f di x con 0 più epsilon ed f di x con 0 meno epsilon, quindi questa quantità è compresa tra questa qui, è la media integrale di f piccolo su x con 0 x oppure x con 0, a seconda di chi è più grande. Cancello di qua e abbiamo finito, perché mi manca mezza riga per finire il teorema. Continuo qui a sinistra. Quindi integrale tra x con 0 e x di f di t in dt fratto x meno x con 0
che era la media integrale, per il teorema della media integrale, cioè l'osservazione 2 che abbiamo fatto prima, questo risulta compreso tra f di con 0 più epsilon ed f di con 0 meno epsilon. Allora, se ci tolgo f di scon 0 a tutti quanti, posso dire che questo meno f di scon 0 è compreso tra epsilon e meno epsilon. Ma se questo è compreso tra epsilon e meno epsilon, il valore assoluto è minore di epsilon, che è esattamente quello che dovevamo dire. Fine alla dimostrazione. In effetti, dal punto di vista didattico, forse avrei fatto meglio a dimostrare il teorema solo da destra, così non dovevo ripetere ogni volta tutti questi imbicci con x, x con 0 o x con 0, x. Poi chiaramente una volta che il teorema è dimostrato diciamo per la derivata a destra si dimostra anche a sinistra e la derivata a sinistra viene uguale. E quindi è dimostrato che esiste la... Ha dimostrato quello che dovrebbe dimostrare, cioè che questo limite fa 0, ma se questo limite fa 0 vuol dire che anche il limite senza valore assoluto fa 0, ma quindi il limite del rapporto incrementale è uguale a f di x con 0, che era quello che dovevo dimostrare, basta. Cioè io sono già partito, ho già quasi tradotto la tesi. La tesi è quella che la derivata di f grande fa f di 0. Chiaro? Dove? Nel punto di scon 0, perché nel punto di scon 0 ho l'ipotesi adatta. Quindi non ci interessa che praticamente quel limite faccia 0, ci interessa che il numeratore sia effettivamente di t. No. Quando io scrivo che questo qui è minore di x, significa che questo limite fa 0, ma dire che questo limite fa 0, o dire che senza valore assoluto fa 0, o dire che il limite di questo rapporto... Allora, questo limite è uguale a 0, questo l'ho detto, ma non lo so, se solo se, questo limite senza è uguale a 0, valore assoluto. Se e solo se allora, questo è quello che dovrò dimostrare. Questa volta al primo membro lo metto sotto il limite, non succede niente, non cambia niente, semplicemente il limite deve fare 0. Chiaro? Limite della differenza con la differenza di limite. Limite della differenza con la differenza di limite. Questa è la costante si porta fuori e porta l'altra. Adesso, se una certa funzione in x con 0 tende a 0, se ci metti il valore assoluto tende ancora a 0 e viceversa. Quindi, quando io ho iniziato la dimostrazione, ho semplicemente tradotto il fatto che dire che la derivata di f grande è uguale a f piccolo significa dire che questo limite fa f piccolo di scon 0, cioè significa dire che questo limite fa 0, cioè significa dire che questo limite fa 0. Sono tre cose equivalenti. Dopodiché ho scritto questo in termini di per ogni epsilon esiste un vettore e l'ho dimostrato. Non c'è niente di complicato. Allora, dal punto di vista grafico, se vi ricordate un attimo prima il discorso che abbiamo fatto quando abbiamo detto che comunque la f grande era lipschitziana, allora se qua c'hai la f piccolo, se la f piccolo vicina a x con 0, mettiamo in x con 0 è continua, cioè
questo è x con 0 meno delta, questo è x con 0 più delta, e qua abbiamo f di x con 0 meno epsilon, qua abbiamo f di x con 0 più epsilon, e in questo intervallino compreso da x con 0 meno delta e x con 0 più delta la funzione è compresa da x con 0 meno epsilon, da f di x con 0 meno epsilon e f di x con 0 più epsilon. Che vuol dire? Vuol dire che quando, questa è la f piccola, vi ricordo, quando andrò a fare la funzione f grande, quando andrò a fare la funzione f grande, qui su lo stesso intervallino la funzione f grande avrà una pendenza vicino a x con 0 compresa tra, diciamo, pendenza f di x con 0 più epsilon. Allora, questo è f grande di x con 0, x con 0, f grande di x con 0. Noi non abbiamo detto altro che f grande di x meno f grande di x con 0 è compreso tra, meglio che lo scrivo qua perché c'è più spazio, facciamolo solo a destra così vediamo i valori assoluti. Dal punto di vista intuitivo questo non è molto, è chiaro, noi l'abbiamo fatto in maniera rigorosa, però dal punto di vista intuitivo fatelo solo a destra di sconsere il ragionamento. Tanto questo non è che dobbiamo fare un'altra volta la dimostrazione, dobbiamo cercare soltanto di capire. Allora, quando io vado a fare questa differenza, vi ricordate che quando ho fatto la differenza ho detto che la ellipsiziana con una costante che veniva maggiorata dal massimo della funzione là. Il massimo della funzione là è f di x con 0 più epsilon. Con un ragionamento un po' più complicato noi abbiamo fatto vedere che questa differenza è compresa tra questo per x meno x con 0 e dal basso tra, da questo per x meno x con 0, cioè invece di avere solo la cristianità abbiamo dimostrato che questa differenza è compresa tra x meno x con 0 per una costante e x meno x con 0 per un'altra costante molto vicina ad essa. Quindi in realtà però una volta scritta la tesi in termini di per ogni epsilon esiste, per ogni epsilon esiste un delta, questo era esattamente quello che dovevamo dimostrare, che ci dimostrava, cioè sostanzialmente quando delta tende a 0, epsilon tende a 0, questo che vuol dire che se dividete per x meno x con 0 il rapporto incrementale tende proprio a f piccolo di x con, quindi diciamo questo è il risultato che noi abbiamo mostrato sostanzialmente. Quindi se volete un altro modo ancora di vedere, guardate così, allora, qua avete la mia funzione, avete la funzione integranda a x con 0 x. Allora, che cos'è f grande di x meno f grande di x con 0? Se preferite è quest'area qua. Beh, quest'area qua o lasciate stare che la funzione sta salendo e quindi uno dice no, qua ci puoi mettere f di x con 0, no,
poteva essere che la funzione stava scendendo oppure che stava oscillando. Però in ogni caso, se la funzione f piccola è continua, qua i valori della funzione saranno compresi tra f di sp0 più epsilon ed f di sp0 meno epsilon. Quindi questa qui che cosa è? È l'area di questa parte compresa tra il grafico della funzione e l'asse delle ascisse. E quant'è quest'area? È compresa tra l'area di questi due rettangoli. Ma l'area di questi due rettangoli quant'è? Quello di sopra è x meno x con 0 per f di x con 0 più epsilon. E quella di sotto è x meno x con 0 per f di x con 0 meno epsilon. E vedete che otteniamo sempre la stessa disuguaglianza. Soltanto che là è un'osservazione geometrica detta a destra di x con 0, che poi noi abbiamo tradotto in una, come dire, in un ragionamento analitico fatto per bene, insomma, con tutti i sacrifici. Quindi quello che abbiamo fatto non è altro che la traduzione di quest'idea, di questa osservazione geometrica qua, che l'incremento della funzione integrale è circa x meno x con 0 per il valore della funzione integrale. E quindi il rapporto che mi dà la funzione integrale è circa il valore della funzione integrale, e quindi che il limite del rapporto integrale è il valore della funzione integrale. Per far funzionare bene questo circa e per vedere che il limite viene quello che deve venire, l'ipotesi giusta per far funzionare tutto, come abbiamo visto, è l'ipotesi che f piccolo sia continua nel punto x con 0. Adesso 5 minuti di riposo.